Allora, qui ovviamente prima giornata, il primo pomeriggio di questo congresso, 12° congresso di Radicali Italiani, e siamo in compagnia di Marco Beltrandi, che già in qualche modo ha parlato, se non sbaglio, un piccolo intervento. Come ti pare che sta andando? Ma io abbiamo assistito ad uno spettacolo francamente poco decoroso, perché il congresso di Radicali Italiani è sempre durato 4 giorni, no? Si apriva con segretario e tesoriere che facevano una relazione, si è avuta l'idea di fare un convegno prima, e che ci può anche stare, non è questo un fatto dirimente. Però l'aspetto grave che io ho cercato con altri compagni di modificare è che noi adesso andiamo a iniziare il lavoro in commissione senza che il congresso si sia aperto. Perché che cosa è successo? È successo che nell'ordine dei lavori proposto dal segretario e approvato dal congresso c'è questa anomalia incredibile per cui le commissioni si insediano senza tener conto delle relazioni del tesoriere e del segretario. Il che vuol dire che il congresso non è cominciato, perché il congresso, soprattutto questo congresso, ancora più degli altri, ma sempre i congressi, sono momenti in cui si fa il bilancio di quello che è stato, magari si fanno anche proposte per il futuro, si fa un po' uno stato della situazione e si apre un dibattito. Le commissioni sono sempre state viste come parte del dibattito congressuale. Per questo si sono sempre insediate dopo le relazioni. Qui invece si parte con le commissioni e non c'è la relazione del segretario e del tesoriere, che ci sarà solo domani. Quindi praticamente il congresso, cioè quello che tutti attendono, il dibattito, se è meglio Rita che è stata candidata e che anch'io ho candidato, o se non so, è bene continuare, è rimandato data da destinarsi, prima o poi ci sarà, però è un peccato perché... Cioè, tu Marco stai dicendo che praticamente la tua è una considerazione sull'ordine dei lavori, che comunque sì, è stato votato o no? Sì, è stato votato, io ho votato contro insieme ad altri compagni, proprio perché, come ti dicevo, sottrae un giorno di dibattito al congresso e io non sono in grado di partecipare a lavori di commissione senza avere le relazioni del segretario e del tesoriere. Quindi, tra l'altro, c'è un dettaglio che vorrei anche rendere noto: il presidente aveva dichiarato il mio emendamento accolto senza votazione. Dopodiché poi, come posso dire, c'è stata una decisione del segretario, il presidente ha cambiato idea e cioè, qualcosa di assolutamente pazzesco, una presidenza, come posso dire, che così a casaccio va all'italiana, ma anche peggio, forse alla greca. Senti Marco, a prescindere da questo, che comunque sia vedremo poi questo dibattito che si svilupperà a un certo momento in cui partirà e quindi vedremo, su questa tua, diciamo, o meglio, su questo tema fondamentale di fondo di questo congresso, cioè Radicali Italiani sì, no, si deve trasformare, e anche questa candidatura, anche se non ufficializzata, ma insomma abbastanza esplicita ormai, di Rita Bernardini, come la vedi? Ma io sono stato fra quei compagni che hanno candidato Rita e che hanno, cioè, si sono incaricati di fare la proposta di avere Rita e una squadra di persone. Credo che ci sia bisogno di una, come dimostra anche l'avvio di questi lavori congressuali, di una discontinuità assoluta con quello che abbiamo visto sino ad oggi, perché insomma il bilancio dell'anno di Radicali Italiani dal mio punto di vista è un fallimento politico completo, senza esitazione. Tra i mettermi a fare l'elenco, noi vedremmo che le cose che sono state conquistate grazie all'azione di Marco Pannella e a quello che Marco Pannella ha fatto in questi mesi con le azioni non violente, ma anche con l'interlocuzione con Berlusconi. Il resto non c'è. Ho capito, quindi Rita, tu per me la vedi bene insomma come segretaria? Sì, io credo che ci sia bisogno di ritornare a raccogliere le forze, a riunire le forze e a rendere di nuovo omogeneo Radicali Italiani rispetto alla galassia e non su una sorta di stella impazzita come vorrebbe qualcuno che fa un po' quello che gli pare e magari addirittura si arriva al punto in cui un autorevole dirigente di questo partito, in cui non faccio il nome per carità di patria, ma addirittura nell'ultima riunione di direzione
uno di quelli autorevoli, importanti, ha persino contestato pubblicamente, mentre aspettiamo il giudizio della Cassazione sulle firme raccolte, ha contestato pubblicamente la validità delle firme raccolte dal PDL. Quindi è un fatto di una gravità, cioè vuol dire che praticamente un gruppo, ci sono persone che lavorano contro le iniziative referendarie che hanno consegnato le firme in Cassazione. Se è una cosa pubblica, si può dire chi è? È una cosa pubblica, si chiama Gianfranco Spadaccia e trovo che sia un fatto, un altro di quei fatti, non è il primo suo, perché ci fu anche quando ci fu la vicenda Storace, lui prese subito distinzione in un momento delicato che non era molto opportuno, ma questo dirigente autorevole e saggio che evidentemente non si rende conto che sta picconando i referendum sulla giustizia che sono stati raccolti da tanti militanti, ma evidentemente fin lì arriva. Grazie Marco Beltrandi.